Maltempo in Sicilia, temporali e nubi fragi, molti gli interventi nella notte di vigile del fuoco e protezione civile. Ad Agrigento il prefetto chiede ai cittadini di restare a casa. Operazione congiunta della Guardia di Finanza, dalla Lombardia alla Sicilia, banda di uomini ha truffato 20 milioni di euro, eseguite 16 misure cautelari. Una delegazione di sindaci ha avuto un incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi per parlare delle gravi difficoltà dei comuni siciliani. Arriva la prima oasi salva clima, dove respirare aria pulita grazie alla scelta degli alberi più efficaci nel catturare i gas ad effetto serra. Giovanni Sollima torna lunedì prossimo sul palcoscenico del Politeama Garibaldi di Palermo con un ambizioso progetto dal titolo Solo. Buonasera, seconda edizione di Media News, oggi è giovedì 11 novembre. Maltempo in Sicilia, temporale e nubi fragi, molti gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile. Ad Agrigento il prefetto chiede ai cittadini di restare a casa. Il forte temporale che si è abbattuto tra ieri pomeriggio e la notte ha creato disagi e richiesto interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Un nubifragio che ha spinto il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, a chiedere ai cittadini di restare a casa. L'ondata di forte maltempo, ha spiegato, sta interessando la zona nord della provincia. Ci sono importanti criticità a Sciacca, Menfi e Ribera nei comuni più piccoli del circondario. Ci sono situazioni emergenziali e si sta profilando l'evacuazione dei cittadini che hanno avuto dei danni o che sono a rischio. Più torrenti sono straripati e siamo veramente in allerta. La situazione è quindi grave nella zona tra Sciacca, Menfi, Mazara del Vallo e la zona del Corleonese. Numerose le squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile impegnati per soccorrere gli automobilisti rimasti in trappola. A Sciacca, gli automobilisti per mettersi in salvo sono saliti sul tetto della macchina. La strada che stavano percorrendo è stata trasformata in fiume. I vigili del fuoco con il canotto sono intervenuti a Menfi nella zona del Lido dei Fiori per salvare residenti bloccati in casa e nelle villette. Due anziani sono stati salvati nella loro abitazione in base all'acqua, complessivamente sono stati salvati 22 nuclei familiari. Le strade sono state martoriate, detriti e fango le hanno invaso un po' dovunque, come ad esempio sulla statale 188 tra Palazzo Adriano e Prizi. Le idrovore hanno lavorato tutta la notte per cercare di liberarle dall'acqua. Tantissimi detriti e fango nelle provinciali nel centro della Sicilia, anche a Sambuca di Sicilia, tantissimi gli interventi, come a Favara e Campobello di Mazara. Anche a Lascari, in provincia di Palermo, acqua e fango hanno invaso le abitazioni, esattamente come avvenne 3 anni fa. A Palermo l'AMAP informa in una nota che a causa delle condizioni di maltempo che stanno determinando un notevole afflusso di acque fangose all'invaso Poma con conseguente aumento della torbidità dell'acqua in uscita verso gli acquedotti è stato deciso il fermo precauzionale del potabilizzatore di Partinico. Bancarotta fraudolenta e domiciliare, un imprenditore vitivinicolo di Partinico. Bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale. Con queste accuse, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP nei confronti di Leonardo Costantino, 52 anni, imprenditore di Partinico, presente dagli anni 90 nel settore vitivinicolo. Le società coinvolte, tutte nello stesso complesso aziendale amministrate da Costantino, sono le Cantine San Marco SRL, fallita nel 2018, la cooperativa agricola Cantina Sociale Val Guarnera, fallita nel 2008, e l'azienda agricola Costantino e Figli, tutte in contrada raccoglie a Partinico. Le indagini condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo avrebbero accertato la distrazione di 600.000 euro a discapito della società fallita, che ha nel tempo accumulato un'esposizione debitoria per oltre 25 milioni di euro. Non sarebbero stati presentati i bilanci e la documentazione fiscale, cercando di ostacolare la ricostruzione delle operazioni dell'asse creditizio. Le indagini, basate su attività tecniche di intercettazione telefonica, complesse di esamine contabili e documentali, un'accurata ricostruzione e tracciamento dei flussi finanziari, ha consentito di delineare un'articolata pianificazione distrattiva posta in essere a danno dei creditori. In particolare, le investigazioni hanno fatto emergere la gestione unitaria di 3 imprese formalmente distinte, ma di fatto riconosciute
riconducibili al medesimo nucleo familiare, due delle quali già fallite, contraddistinte da identità di sede legale operativa, di oggetto sociale, nonché dalla medesima struttura organizzativa e produttiva. In buona sostanza è stata creata quella che può essere definita una sorta di super società attraverso la quale veniva attuata una strategia imprenditoriale votata al sacrificio di quelle realtà economiche che andavano in difficoltà dopo aver accumulato ingenti esposizioni debitorie e venivano lasciate al loro inevitabile destino di dissesto finanziario, distraendo le risorse e liquidità a favore di altre imprese di più recente costituzione. Il quadro accusatorio delineato infatti ha fatto emergere condotte distrattive per almeno 600.000 euro a discapito della società fallita, che veniva svuotata tramite prelevamenti in contanti, ma anche tramite bonifici e pagamenti a società di comodo, soldi che venivano poi nuovamente movimentati in contanti, attivando un meccanismo circolare di restituzione della liquidità. Funzionale a questo disegno criminoso era anche l'occultamento e l'omissione delle scritture contabili e della documentazione fiscale al fine di ostacolare in ogni modo la ricostruzione dei reali rapporti intercorsi fra le società coinvolte. Per queste condotte, agli indagati vengono contestate le fattispecie di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva. Quello che è emerso dunque è un modus operandi particolarmente allarmante, una sorta di naufragio pilotato di società in crisi finanziaria, preceduto da una sistematica distrazione di liquidità e risorse a favore di altre imprese sempre riconducibili ai medesimi indagati. Le condotte di bancarotta comportano inevitabilmente il mancato pagamento dei creditori, fornitori e fisco e rappresentano quindi comportamenti criminali di concorrenza sleale che inquinano il tessuto economico legale e alterano le logiche di mercato, a discapito di imprenditori onesti che operano nel rispetto delle regole. Operazione congiunta della Guardia di Finanza dalla Lombardia alla Sicilia. Una banda di romeni ha truffato 20 milioni di euro, eseguite 16 misure cautelari e 9.000 denunciati per truffa sul reddito di cittadinanza. Oltre 9.000 persone sono state denunciate dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona e Novara su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, che hanno dato esecuzione a 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei membri di un'associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e al conseguimento di erogazioni pubbliche, tra cui in particolare il reddito di cittadinanza, grazie al quale erano riusciti a truffare oltre 20 milioni di euro. Secondo quanto divulgato dalla Guardia di Finanza di Cremona, gli arresti e le perquisizioni sono state condotte nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento e hanno consentito di sventare una truffa di oltre 60 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione, tramite complici in Romania, si faceva inviare nominativi e codici fiscali che poi venivano passati ai CAF compiacenti. Questi, a loro volta, istruivano le pratiche per persone spesso mai state in Italia e se rifiutavano venivano ricattati e minacciati. Altri complici poi si recavano alle poste per ritirare la card su cui venivano erogati i fondi. In inchieste analoghe, ad esempio, alcuni impiegati avevano notato che gli utenti che si presentavano non conoscevano la lingua italiana e anche quello che stavano chiedendo all'amministrazione pubblica. 250 sindaci siciliani minacciano le dimissioni di massa. I primi cittadini dell'isola, presenti alla 38ª assemblea dell'ANCI di Parma, lanciano un allarme. La gravità della situazione, si legge in una nota, consiste nella impossibilità di approvare i bilanci per 250 su 391 comuni siciliani. 250 sindaci siciliani minacciano dimissioni di massa. In assenza di un'adeguata attenzione alle specifiche criticità dei comuni dell'isola, i primi cittadini valuteranno nel corso di un'assemblea programmata per sabato 13 novembre eventuali dimissioni di massa. È quanto emerso nel corso di un incontro tenutosi fra tutti i sindaci siciliani presenti alla 38ª assemblea ANCI di Parma, nel corso della quale sono emerse in tutta la loro gravità le forti criticità finanziarie e di personale ripetutamente rappresentate al governo e al Parlamento nazionali nei mesi scorsi. La gravità della situazione, si legge in una nota dell'ANCI, consiste nell'impossibilità di approvare i bilanci per 250 su 391 comuni siciliani, la cui restante parte ha già dichiarato il dissesto o è già sotto piano di riequilibrio finanziario.
Nel corso dell'assemblea è emerso che le comunità dell'isola sono di fronte ad una crisi di sistema drammatica e così vasta che prescinde dalle questioni amministrative e gestionali e dagli orientamenti politici. È emersa anche una condizione di impossibilità ad offrire servizi adeguati ai cittadini e a realizzare investimenti, specie in vista dell'attivazione delle risorse del PNRR. Per affrontare e concordare azioni comuni e condivise, l'ANCI Sicilia ha convocato per sabato 13 novembre un'assemblea di tutti i sindaci dell'isola per annunciare, in mancanza di adeguate risposte da parte del governo nazionale, la disponibilità a dimissioni di massa. Nel corso dell'incontro verranno valutate anche le modalità per ufficializzare le dimissioni ai 9 prefetti dell'isola. E una delegazione di sindaci ha avuto un incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi per parlare delle gravi difficoltà in cui versano i comuni siciliani. Più di 100 sindaci eravamo presenti a Roma. Grosse sono le criticità dei comuni siciliani nell'approvazione dei bilanci, ma anche quello che pesa tantissimo e che abbiamo richiesto un abbattimento del 50% dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che fra l'altro è uno dei temi che riguardano il nostro ente, poiché noi ad oggi siamo alle prese con il problema dei contatori dell'acqua. Se non si dovesse fare un ottimo piano di firmare i contratti, allora avremo delle serie criticità che riguardano l'equilibrio, gli equilibri di bilancio. Il problema è di tutti i comuni della Sicilia. Dobbiamo pensare che solo 152 comuni hanno approvato il bilancio, gli altri sono in serissima difficoltà. Non solo, i sindaci hanno rappresentato le difficoltà, che sono quelle di poter attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero non ci sono le figure professionali per poter fare i progetti. Se non ci sono i progetti, i soldi ci sono, ma i progetti non vengono presentati. E si tocca con la mano le criticità anche dei grossi comuni a non avere delle figure di categoria D, quindi ingegneri, che possano progettare e quindi possano rendere i comuni pronti a poter disporre di questi fondi. Terza dose di vaccini, andamento della pandemia al centro dell'intervista realizzata con Renato Costa, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus per Palermo e provincia. Al termine del telegiornale l'approfondimento su Luci sulla città, la trasmissione ideata e condotta dal giornalista Massimo Brizzi, che avrà come ospite insieme al commissario straordinario Marco Trapanese, fisico medico. Luci e ombre, abbiamo buone notizie e notizie meno buone. Le notizie meno buone sono che siamo nella fase in cui il virus ha ripreso a circolare, non c'è dubbio, lo vediamo dappertutto in Italia, ma lo vediamo anche noi, lo vediamo in Sicilia, lo vediamo a Palermo. La notizia buona è che il virus circola ma rimbalza nei soggetti vaccinati. Quindi i vaccinati vengono interessati dal virus, ogni tanto si ferma in qualcuno, dà una positività, questa positività però è una positività banale, con una scarsissima sintomatologia, dopo qualche giorno si diventa negativi con facilità. Però questo è un problema, perché la dimostrazione vera è che il virus circola e ci sono anche un pezzo di popolazione, non dimentichiamolo, per quando noi a Palermo ne abbiamo una popolazione marginale di non vaccinati, i quali rischiano parecchio, rischiano il ricovero e rischiano la terapia intensiva. E poi ci sono i bambini che non sono ancora vaccinati e quindi la scuola potrebbe essere il prossimo fronte su cui ci dovremo confrontare. Perché la scuola è un posto dove purtroppo al di sotto degli 11 anni non si è ancora vaccinati. Quello potrebbe essere il posto dove il virus continua imperterrito la sua circolazione. Ma ci stiamo lavorando, sulla scuola c'è un'attenzione assoluta da parte della regione, del governo regionale, dell'assessorato alla sanità, dell'assessorato all'istruzione. Stiamo facendo un monitoraggio stretto di tutte le scuole. Speriamo di riuscire a contenere con i meccanismi che abbiamo, il tracciamento, l'isolamento, lo screening. Stiamo mettendo in campo tutto quello che è importante fare in questa fase. Ecco, per ciò che concerne la terza dose, l'hub vaccinale, oltre i vostri punti di prossimità, già sono aperti. Dal 1 dicembre sarà possibile ricevere la terza dose anche a coloro che hanno tra i 40 e i 60 anni. Cosa si deve fare per prenotarsi? Noi abbiamo la possibilità di prenotare le dosi nel sito della fiera, cioè Vaccini Fiera.
però invitiamo tutti a venirsi a vaccinare anche senza prenotazione. Il nostro hub è un hub dinamico, noi abbiamo un certo numero, come sapete, di medici che lavorano all'interno della Fiera del Mediterraneo complessivamente, riusciamo ad adeguarci alle esigenze e alle richieste che abbiamo, quindi chi non può, chi non riesce a prenotarsi, chi ha difficoltà a scegliersi il giorno può venire direttamente, viene alla fiera e noi lo vacciniamo senza problemi. Scendono in piazza gli infermieri siciliani, sono i lavoratori assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid-19. Adesso chiedono di essere stabilizzati. Il mese scorso abbiamo inviato una lettera al Presidente della Regione Musumeci, all'Assessore Razza, per sensibilizzarli e invitarli a portare il nostro grido al Governo Nazionale. Questo che cosa significa? Significa che tutto il personale assunto extraordine, gli infermieri e gli altri operatori sanitari per questa pandemia, secondo noi dovrebbero essere tutti stabilizzati e quindi non lasciati a casa alla fine della pandemia. Quindi invitiamo gli organi istituzionali e politiche della Regione, i rappresentanti, a farsi promotori verso il governo nazionale per avviare l'iter per la loro stabilizzazione. In Sicilia mancano circa 6.000 infermieri e quindi secondo noi ci sono i presupposti per poterli stabilizzare senza lasciare indietro tutte quelle altre figure infermieri che sono trasferite al nord e che hanno fatto richiesta di rientrare per avvicinarsi alla famiglia. C'è posto per tutti, basta soltanto la buona volontà e da questo punto di vista abbiamo visto che il capo del governo ha legiferato in questo senso, stanziando dei soldi proprio per l'assunzione di queste persone a tempo indeterminato prima o durante la fine della pandemia. State per essere ricevuti dall'assessorato, cosa vi aspettate? Sì, abbiamo ricevuto una telefonata ieri che oggi saremmo ricevuti a mezzogiorno dal capo di gabinetto per poter parlare ed esporre questa problematica che stiamo portando avanti. E adesso una pausa per la pubblicità. Per le soluzioni delle crisi di impresa al tempo del Covid, Union Camere Sicilia ha organizzato un incontro sul decreto legge 118 del 2021 che entrerà in vigore dal prossimo 15 novembre. Un grande strumento, ha dichiarato l'assessore alle attività produttive Mimmo Turano, in un momento delicato e particolare come quello che stiamo vivendo. Questa misura permette di salvare l'impresa. Non a caso oggi a questa importantissima iniziativa che è stata organizzata dall'Avvocato Marino come Presidente della Commissione e che ringrazio per il lavoro che ha fatto, abbiamo un auditorio molto qualificato ma abbiamo soltanto 5 imprese presenti e le 5 imprese sono imprese floride, cioè sono venute ad ascoltare e a capire quello che si può ottenere ma non ne avranno bisogno. Questo lo dico perché chiedo pure ai media di svolgere un'attività di sana collaborazione istituzionale, di saper comunicare le opportunità che il nuovo strumento offre, facendo capire alle imprese che se si è in un momento di difficoltà non è una vergogna, perché l'importante è salvare l'impresa. E oggi è diventato più importante salvare l'impresa che l'imprenditore. Questa deve essere la vera chiave di volta. L'impresa crea e genera ricchezza, l'imprenditore ne ha beneficio. Se noi vogliamo salvare l'imprenditore, trasciniamo l'impresa nel baratro. Il momento è drammatico perché il Covid ha stravolto le regole dell'economia mondiale, figuriamoci quella italiana o quella siciliana che è notoriamente debole, però io vedo che c'è una grande ripartenza, una voglia di fare. Le faccio una previsione, non si riesce per ora a trovare un artigiano perché col 110 tutti stanno lavorando. Dicevo, faccio una previsione perché vedrà che crollerà il mondo degli appalti pubblici, perché lì per partecipare ad un appalto bisogna fare un ribasso, qua invece basta negoziare con il datore di lavoro i prezzi secondo il prezziario regionale e si può subito cominciare. E questo lo dico perché io sono convinto che l'impresa siciliana è in fase di rilancio, poi resta un'impresa fragile, debole, periferica, poco strutturata, un pochettino in ritardo, non sempre al passo con i tempi, ma stiamo lavorando utilizzando tutti gli strumenti ordinari e straordinari, tra cui anche la crisi d'impresa, per dare nuovo slancio. Contrasto alla povertà e welfare locale sono stati i temi del dibattito tenuto dalla CGIL a Messina. Il dato drammatico è che la nostra regione
nelle rilevazioni 2020 è la 19ª su 20 per numero di famiglie povere all'interno del territorio regionale. È da 14 anni che c'è questa tendenza drammatica che la pandemia ha ulteriormente accentuato. C'è la necessità di intervenire in maniera precisa per tentare di alleviare questo disagio. Il Piano Nazionale degli Interventi dei Servizi Sociali, esitato il 21 luglio 2021, si deve muovere appunto nella direzione di intervenire nell'affrontare questo disagio sociale, per tentare di dare delle risposte che noi riteniamo estremamente importanti. Come importanti devono diventare anche le misure che riguardano il reddito di cittadinanza sul terreno, non tanto del contrasto alla povertà, che ne hanno reso un elemento importante e positivo, ma soprattutto dell'immissione nel mondo del lavoro. E poi c'è l'aspetto fondamentale della necessità di stabilizzare i lavoratori, gli assistenti sociali che ci sono in tutti i comuni siciliani per poter loro svolgere l'azione importante di contrasto alla povertà utilizzando quelli che sono gli strumenti nazionali. In questo senso noi abbiamo chiesto all'assessore Scavone, che è collegato da remoto a questa nostra iniziativa, di poter intervenire affinché ci sia l'apertura di un tavolo che possa affrontare queste questioni sia in termini di interventi economici sia in termini di altro tipo di interventi, dove il ruolo degli operatori sociali e degli assistenti sociali diventa estremamente importante. Cambiamo argomento, arriva la prima oasi salva clima, dove respirare aria pulita grazie alla scelta degli alberi più efficaci nel catturare i gas ad effetto serra e bloccare le pericolose polveri sottili. L'iniziativa è degli agricoltori della Coldiretti. La Coldiretti presenta l'Oasi Salvaclima, una selezione di piante che sono le più efficaci nel combattere i cambiamenti climatici contro i gas serra e contro quelli che sono i particolati che appunto rendono le nostre città invivibili. Un'oasi che permetterà non soltanto di abbattere l'inquinamento nelle nostre città, ma anche di abbellire e quindi rendere più vivibile il contesto urbano. Una ricetta alla lotta al cambiamento climatico è comprare piante per i nostri terrazzi, per i nostri appartamenti, per i nostri giardini. E dove? Dai florivivaisti, dai garden center italiani. Il settore del florismo in Italia è un settore d'eccellenza, una punta di diamante dell'agricoltura che è un vanto non solamente per l'Europa ma per tutto il mondo. Per questo diciamo affidatevi ai florivivaisti per i giusti consigli che spaziano da tantissime varietà da nord a sud d'Italia, dalla uva fosteriana alla dracena indivisa, allo spativilium, ai citrus, ai limoni, alle arance. Sono tutte piante che possono dare un contributo concreto per la lotta ai cambiamenti climatici. Giovanni Albano è stato confermato per il prossimo triennio, alla guida della Fondazione Giglio di Cefalù. Giovanni Albano è stato riconfermato alla guida della Fondazione Giglio di Cefalù per un ulteriore triennio con la carica di presidente. È una riconferma, ha dichiarato Albano, frutto di un percorso di crescita condiviso con l'assessore Razza e con il governo regionale, che darà anche continuità al progetto di partenariato con il Gemelli di Roma per ampliare l'offerta sanitaria del Giglio, consolidare e rilanciare la ricerca, ma soprattutto attivare percorsi accademici con l'obiettivo a medio termine di realizzare un campus universitario. Albano, 62 anni, medico specializzato in radiodiagnostica, è alla guida del Giglio di Cefalù dal maggio del 2015. È stato coordinatore gestionale del reparto di radiologia del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo e sempre a Cefalù, prima di assumere la presidenza, è stato coordinatore gestionale dell'unità operativa di diagnostica per immagini. Nell'ambito del Festival Documentaria che si svolge a Palermo, ai Cantieri Culturali alla Zisa, ospite il regista, documentarista e scrittore Silvano Agosti, che ha tenuto un seminario dall'impotenza alla creatività, un itinerario che tende a rendere visibili le gabbie nelle quali ogni essere umano è prigioniero. Intanto non è sufficiente riprendere la realtà per chiamare il risultato documentario. Perché sia un documentario deve essere la realtà, ma ripresa nell'isolamento dei suoi reali problemi. E allora abbiamo un documentario, un documento su ciò di cui la realtà ha bisogno, cosa che i politici non fanno mai. Ed è l'unica cosa che dovrebbero fare, chiedere incessantemente alle persone: ma di che cosa hai bisogno tu?
E loro risponderebbero la verità, ha bisogno di una casa, ha bisogno di mangiare. Infatti fa neanche 15 anni gli stati, se vogliono sopravvivere, daranno casa e cibo gratuito a tutta l'umanità, risparmiando, figurati così facendo, 12.000 miliardi di euro. Tu dirai, ma come si fa a risparmiare dando 2.500 euro a tutti gli abitanti della Terra? Semplice, dandogli 2.500 euro si cancellano le pensioni, perché uno le prende già 2.500 euro, quindi si cancellano i contributi che ammontano a 12.000 miliardi di dollari. Lei partecipa a questo festival documentaria, tanti i giovani, qual è il messaggio che vuole dare loro? I giovani vanno lasciati in pace e non tormentati coi messaggi dei non giovani. Io non mi sento un non giovane, soltanto perché ho appena compiuto 83 anni. La retorica del definire la realtà a seconda di come uno crede che sia va sconfitta. La realtà va descritta per ciò che è. E per questo la parola documentario è fondamentale. Ecco, vi offro il documento di come la realtà si presenta. Questo è il documentario. Giovanni Sollima torna sul palcoscenico del Politeama Garibaldi di Palermo con un ambizioso progetto dal titolo Solo. Lunedì prossimo, in esclusiva per l'Associazione Siciliana Amici della Musica, un doppio concerto alle 18.30 alle 21 che prevede l'esecuzione integrale della suite per violoncello solo di Bach, intervallata da brani di alcuni autori di diverse epoche, oltre a composizioni dello stesso Sollima. La cosa bella di questo lavoro è il fatto di non venirne mai a capo e quindi è un flusso continuo l'indagine su Bach, però lui lancia questi segnali fortissimi e abbastanza aperti per quella che è la chiave interpretativa. Il lockdown sì, sicuramente, io però mi trascinavo questa cosa da anni e rimandavo sempre perché cercavo un tempo sospeso che avesse una lunghezza abbastanza ampia per poter fare un lavoro sul manoscritto, quello attribuito ad Anna Magdalena, la moglie, però secondo me è suo, in ogni modo è un manoscritto sublime dove c'è tutto e dove le edizioni moderne hanno in qualche modo normalizzato, ignorando certi aspetti invece che sono secondo me fortissimi. È arrivato il lockdown che per i musicisti e anche per altre categorie professionali è stato non di due mesi o tre ma di quasi due anni e per me è stato insomma la manna dal cielo, non aspettavo altro e allora la differenza tra giorno e notte non c'era più ed era un viaggio su quella che potrebbe essere una sorta di decodifica di certi simboli. Questo. Poi si tratta anche di abitarle come una casa e sono sei case sublimi, però l'aspetto bello e anche controverso è che ti cambiano ogni giorno. Quindi, però questo insomma, è anche eccitante. È un regalo straordinario che il maestro Giovanni Sollima fa all'Associazione Siciliana Amici della Musica e a tutto il pubblico che accorrerà a questo straordinario evento. Il maestro suonerà praticamente dalle 18.30 fino alle ore 23 con una sola pausa di un'ora. In realtà abbiamo pensato, per poter far accomodare tanta più gente, di fare due concerti. Lui suonerà integralmente tutte le suite di Bach, intervallandole con delle note sia del padre che proprie, che anche musica rock. Assolutamente uno spettacolo imperdibile. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Equilibra Running, in collaborazione con la Polisportiva Atletica Bagheria, organizza il quarto trofeo Equilibra e l'ottavo trofeo del mare. Quest'anno come premio per la categoria 45 anni il trofeo in ricordo di Alessandro Vaghetto, il maratoneta bagherese scomparso un anno fa. Quest'anno diciamo, abbiamo cercato di dedicarle anche al primo memorial di Alessandro Vaghetto, che era praticamente un ingegnere podista che è salito in cielo prematuramente, ha lasciato la moglie e due bambini ed era un ragazzo che rappresentava Bagheria anche a livello nazionale, perché ha fatto delle gare a Milano, delle gare anche a New York. Diciamo che questa passione gliel'ha trasmessa il papà Edoardo, che è il fiore all'occhiello della nostra polisportiva.
quindi ci è sembrato doveroso dedicare anche, fare il primo memory al Alessandro Paghetto, che lui gareggiava nella categoria dei 45 anni, quindi il primo classificato della categoria dei 45 anni, oltre a ricevere il premio, diciamo, come vincitore, avrà questo premio in più messo a disposizione dalla famiglia Paghetto. La gara come si articolerà quest'anno? Allora, la gara praticamente, la partenza è da via di Cotamico all'altezza di Villa Palagonia, e ci sarà tutto il corso Umberto, controsenso, quindi corso Butera, via Libertà, via Quattro Ciocchi, Agio Cavaliere, via Roccaforte, via Volta, via Roma, per tornare di nuovo in via di Cotamico alla partenza, un giro e 2 chilometri, siccome la gara è 10 chilometri, quindi faranno 5 giri del percorso. Sarà una gara molto tecnica, diciamo, perché abbiamo la presenza di Vincenzo Agnello, che proprio domenica si è messo in evidenza a Roma, è stato uno dei migliori in una gara internazionale di mezza maratona, e se la vedrà con il campione italiano di maratona Alessio Terrasi, che gareggia anche lui per una squadra di Lucca, e che è in preparazione per la maratona di Valencia. Noi ringraziamo il professore Ticali per l'esperienza e l'entusiasmo che mette in tutto quello che fa. Lui è uno sportivo di lungo corso, un allenatore di atletica. Noi siamo chiamati a compiere degli atti concreti. Proprio per questo si sta lavorando alla riqualificazione dello stadio di Bagheria, e adesso stiamo cercando di capire se attraverso i fondi del PNRR possiamo lavorare sulla riqualificazione dello stadio di Aspra. Oggi ne siamo chiamati a governare temporaneamente questa città e dobbiamo cercare di lasciare qualche cosa in più rispetto a quello che abbiamo trovato. Quindi oggi è una giornata importante per lo sport non soltanto bagherese ma nazionale. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.